A tutti, buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Questa sera tratteremo due argomenti, io li definisco scoppiettanti, molto alla pace, sono vicini ai tempi che viviamo. Io partirei anche dicendovi quali sono. Innanzitutto l'accesso al credito e poi il reddito di cittadinanza, che non è proprio vicino, già dal 1800 si parlava di reddito di cittadinanza, ma si è arrivato ai giorni nostri quando è diventata una realtà. Allora, direi di presentare intanto subito gli ospiti di questa sera. Alla mia destra Lido Legnini, presidente della Camera di Commercio di Pescara Chieti. Grazie, buonasera. Buonasera, quindi Salvatore Benfatto, presidente Fondazione Aria Nuova. Giovanni Di Pancrazio, professore universitario all'Aquila, alla Facoltà di Economia, buonasera. Buonasera a tutti. E Gianluca Ranieri, che è un economista. Come vedete, il parterre è quello giusto per toccare questi argomenti, appunto l'accesso al credito e la crisi bancaria. Io dico che l'accesso al credito, l'economia in questo caso, è come le stagioni. C'è la buona, la bella stagione e la cattiva stagione, cioè c'è il momento di crescita e periodi di contrazione economica. Queste sono le cose. Le crisi creditizie, le crisi bancarie sono quelle più pericolose, ovviamente, perché tolgono la benzina finanziaria alla crescita economica, quindi bisogna stare molto attenti. E noi, ahimè, ahi noi, dal 2008, nata innanzitutto per cause finanziarie, la crisi, vi ricordate gli scatoloni, le banche, è proprio una crisi di questa natura, una crisi del credito e del sistema bancario nel suo complesso. Legnini, dopo il mio ampio cappello. Ma ovviamente io quello che posso raccontare è il punto di vista delle imprese, delle piccole imprese, delle piccole e medie imprese, che poi è la gran parte del tessuto economico locale e territoriale. Diceva bene lei, direttore, con la crisi del 2008, che poi da noi, insomma, gli effetti si sono cominciati a vedere nell'anno successivo, 2009, 2011, insomma, questi sono stati gli anni della grande crisi. E da lì il primo fenomeno che ricordiamo fu quello che interessò la nostra, soprattutto la nostra regione, che in qualche modo le banche locali, quelle che avevano fino a quel momento sostenuto questo tipo di economia fatto fondamentalmente di microaziende con pochi dipendenti o comunque magari con qualche collaboratore, eccetera, quelle banche di fatto entrarono in crisi, per cui oggi, come sappiamo, insomma, non abbiamo più un istituto di credito in qualche modo di riferimento, al di là delle banche di credito cooperativo. Successivamente ci fu un altro fenomeno che magari ai molti sfugge, ma fu quello ed è quello anche della crisi dei confidi, dei consorzi fidi che hanno aiutato e tuttora aiutano le piccole imprese, le imprese in generale, insomma, a garantirsi nei confronti del credito bancario. Anche qui, per effetto della crisi, c'è stato, come dire, una riorganizzazione, chiamiamola così. Oggi non abbiamo più, ad esempio, confidi regionali, cosiddetti articolo 106 del testo unico bancario, cosa che invece fino a 2 o 3 anni fa comunque avevamo. Non siamo stati capaci probabilmente di autoriformarci. C'è stato un periodo in cui a livello regionale si stava cercando in qualche modo di ragionare intorno al tema consorzi fidi, ma poi purtroppo i nostri 1000 campanili anche in quell'occasione non ci hanno consentito, dal mio punto di vista, come dire, di fare un ragionamento organico. Per cui oggi l'effetto che c'è sul territorio è quello di
una crisi relativamente all'accesso al credito, una crisi soprattutto per le piccole aziende. Ci sono dei dati che ci dicono che fino a 20 dipendenti, nonostante probabilmente il deteriorato è inferiore alle cosiddette grandi aziende, ma fino a 20 dipendenti oggi ci sono numeri negativi rispetto all'accesso al credito. Ogni anno che passa è sempre più, come dire, negativo. Negativo. E la cosa più grave qual è? Lo dico a ben fatto, che le grandi imprese si avvicinano molto più facilmente al credito. Le piccole imprese non sanno che cosa devono portare alla banca per dimostrare la propria affidabilità. Poi dopo parleremo di rating, ma dopo, adesso parliamo di questo. Volevo dire, la piccola azienda, piccola e media azienda, si presenta, come si suol dire, col cappello in mano, e le banche, in tutta risposta, anche se intravedono che ci sono delle possibilità, sono molto più severe, cioè non concedono crediti. Perfetto. Innanzitutto buonasera agli telespettatori che ci guardano da casa e grazie per l'invito. Mi fa una domanda alla quale molto spesso mi trovo a rispondere anche per motivi professionali. Le grandi imprese rispetto alle PMI hanno un meno svantaggio territoriale quando si tratta di investire su territori economicamente più svantaggiati e hanno anche l'opportunità di reperire capitali e risorse sui mercati internazionali e sono meno vincolate alla limitata offerta creditizia di un determinato territorio. Nonché la grande impresa, quando effettua un investimento finanziario, ha un notevole potere contrattuale nei riguardi delle istituzioni e questo fa sì che vengano concesse loro molto spesso degli investimenti non debitamente giustificati e spesso neanche necessari. Per quanto attiene invece l'accesso al sistema creditizio territoriale, locale, quello cosiddetto bancario, non è vero che è più facile per la grande impresa. C'è un distinguo essenziale, sono i dati che sono riportati nei bilanci, anche quelli patrimoniali, perché le regole vigenti sono le medesime per tutti. Ormai siamo in epoca di cosiddetta Basilea III, pertanto le regole che attengono proprio la concessione del credito non sono ad personam, ma sono basate su valori numerici. Purtroppo la stragrande maggioranza delle imprese locali sono sottocapitalizzate. In ordine di importanza le imprese valgono il loro capitale, il loro patrimonio e il loro fatturato. Al primo posto purtroppo il capitale. È un'autocritica che la classe imprenditoriale dovrebbe anche fare a se stessa. Purtroppo ecco, gli istituti di credito non sono delle attività onlus, ma sono semplicemente delle attività economiche private che quindi debbono fare utile, devono fare profitto, dice bene lei, e devono garantirsi che le eventuali somme di denaro erogate alle imprese in un certo qual modo e in un lasso temporale determinato vengono loro corrisposte. A tal proposito io credo che debbano intervenire le istituzioni, come diceva poc'anzi il mio illustre predecessore, venuti meno anzi i confidi cosiddetti 106, 107, 155 ex tub, è doveroso da parte delle istituzioni che si pongano questo problema, perché l'occupazione non si crea con leggi ordinarie ma favorendo gli investimenti, e se le imprese non possono investire ovviamente non creano neanche occupazione, per cui si innesca una spirale viziosa in cui l'imprenditore viene accomunato al lavoratore, perché tutto il sistema viene drasticamente compromesso. Ma poi il consorzio, questi consorzi, ne riparleremo quando parliamo del reddito di cittadinanza, cioè delle associazioni che proveranno a creare la struttura per avere il reddito di cittadinanza. Ne parleremo poi più in là. Cosa accadeva in America? Ho detto gli scatoloni. In America a un certo periodo si elargiva denaro a pacchi, uno si comprava una villa da 200.000 dollari, gliene davano 250.000, questo non solo comprava la villa ma aveva pure 50.000 euro, 50.000 dollari per
per vivere. E che cosa è accaduto? Che a un certo punto abbiamo avuto, ci ricordiamo tutti, i periodi peggiori della nostra economia, perché dall'America poi c'è stato come un fiume in piena, ha preso tutti. In Italia, per fortuna, tra virgolette, non è che le banche siano tirchie, ma le banche, quando ti devono dare 100, tu devi possedere almeno 200, se no non ti danno nulla. Questa è la realtà. Lo chiedo al professor Di Pancrazio, che è docente di economia, quindi chi meglio di lui? Prego. Sì, effettivamente dalla crisi del 2007-2008 le banche in particolare ne hanno molto risentito. Il problema italiano è un problema un po' a sé. Le banche italiane sì, sono state sicuramente più caute rispetto alle banche americane, anche se in qualche modo anche diverse banche hanno fatto delle elargizioni oltre le possibilità. C'erano dei titoli tossici. Oltre chiaramente anche mettendo sul mercato dei titoli tossici o facendo degli accordi con i derivati che poi spesso sono risultati non soddisfacenti per coprire. Spieghiamo alcuni... cosa sono i derivati. I derivati praticamente sono delle mettere sul mercato delle. Uno dei derivati che rimanendo negli enti locali sono i buoni praticamente comunali che vengono in parole povere, si fa una convenzione con una banca e vengono messi sul mercato alcuni buoni per poter essere attratti questi buoni, dare la possibilità ai residenti in un certo territorio, in un certo quartiere per poter realizzare una certa opera. Quindi il comune fa un accordo con il proprio territorio attraverso una convenzione con la banca e quindi invita i propri cittadini ad acquistare praticamente questi buoni e quindi in qualche modo poi vanno rimborsati. Questi sono quelli fatti in maniera corretta, poi ci sono i derivati fatti in maniera del tutto spropositata e qui poi dopo ci sono state anche delle grosse indagini, anche qualcuno che poi ha avuto qualche conseguenza. Ma ritornando al discorso, io penso che in questo momento sono venute meno anche le banche che sono rimaste poche, le cosiddette banche popolari, le banche cooperative, perché quel tipo di banca, le banche di credito cooperativo, e prima c'erano molte banche popolari che erano costituite e formate da tanti soci del territorio e quindi già avevano un dialogo maggiore, una possibilità anche più diretta da parte dei cittadini del territorio di poter avere questi finanziamenti e questi mutui e questi prestiti per poter realizzare. È chiaro che questo è venuto molto molto meno. Oggi, proprio con la crisi delle banche, con la scomparsa, o quasi, sono rimaste pochissime queste banche che hanno questa interazione stretta con i cittadini, sono nate invece queste grosse banche che chiaramente fanno finanza a livello mondiale e che in qualche modo chiaramente non privilegiano assolutamente, non accettano nessun tipo di rischio e quindi anche i prestiti sono stati molto ridotti. Io mi ricordo negli anni 90 c'erano tanti amici miei contraevano mutui a tassi da allora che erano 10-12%, perché i mutui di allora erano molto alti, però c'era una prospettiva di sviluppo e quei mutui con l'inflazione galoppante riuscivano in qualche modo a essere poi soddisfatti, finanziati e quindi si sono costruiti, si sono fatte delle abitazioni, delle case, uno sviluppo che ha sicuramente generato e ha goduto la nostra generazione, perché la nostra generazione è stata una generazione che è stata proiettata partendo da una scarsità di benessere e ha invece raggiunto dei grossi risultati. Ma cosa può fare la pubblica amministrazione?
Io tra le altre attività che ho fatto, oltre che direttore generale alla provincia, allora, diversi anni fa, facemmo un progetto nei primi anni 2000 e aiutavamo le imprese che volevano investire attraverso, noi mettevamo in bilancio delle somme per poter aiutare con 2-3 punti di percentuale le imprese che creavano, che ottenevano prestiti per sviluppare un'attività lavorativa e dare lavoro. Quella era una delle forme proprio primordiali che poi si sono trasformate piano piano più in là nel cosiddetto microcredito. Noi, come da sindaco del comune di Avezzano, nel 2013 sviluppammo il microcredito. Fummo forse la seconda in Italia a sviluppare il microcredito. Perché? Perché ci accorgemmo praticamente che le banche non prestavano alle persone che avevano bisogno, che non avevano un lavoro, che stavano in difficoltà, che facevano dei lavori saltuari, che facevano gli avventizi, che facevano i tempi determinati. E allora facemmo un microcredito, non un credito, perché noi non potevamo andare oltre, però facemmo dei prestiti che andavano dai 3.000 ai 5.000 euro. Abbiamo poi ottenuto delle attività, difatti qualcuno, mi ricordo un'attività che ancora esiste, che ha praticamente la lavorazione del ferro, che fu una bella iniziativa che in qualche modo si mise in linea e per tutto il nostro territorio fu un punto di riferimento, così come andare incontro alle tante famiglie povere che ci sono, c'erano e ci sono tuttora, con un prestito per le cure dentarie, per le cure mediche, per dare quegli aiuti a quelle famiglie. Cosa faceva? Che significa microcredito? Che il comune mette a disposizione una somma, noi mettemmo a disposizione 25.000 euro, che furono poi questi 25.000 euro, che non erano altre che poi le indennità che dovevano prendere sindaco e assessore, le mettemmo a disposizione e svilupparono 125.000 euro di prestiti garantiti dal comune. Il 50% non lo restituì, ma il 50% lo restituì e quindi creò anche delle situazioni positive. Sopra. Adesso la parola dell'economista dovrebbe, come dire, mettere la ciliegia sulla torta. Ma sì, mettiamola. Allora, innanzitutto dovremmo, secondo me, fare un bel distinguo, cioè tra quello che è il credito, l'accesso al credito per il consumo e quello che è invece l'accesso al credito delle piccole imprese. Cioè, quando parliamo di capitalismo tossico, ovvero dell'espansione del credito del 2007, lì stiamo facendo riferimento a un credito al consumo. Cioè, che cosa si è fatto in quel periodo? Si è sostenuto il consumo delle famiglie attraverso crediti notevoli. È chiaro che quando poi fai riferimento alla famiglia che non ce la fa a pagare quel credito che ha ricevuto, lì ti tocca, se vuoi recuperare qualcosa, cartolarizzarlo e farci quegli scatoloni di cui parlavamo, i derivati, sui crediti inesigibili. E lì, diciamo che quello lì è stato il nostro problema. Cioè, quella è stata una crisi capitalistica tipica dove si è spinto molto sui consumi. E le imprese, quando si sono poi trovate a non poter vendere più perché non c'era più il credito da poter dare alle famiglie, si sono trovate a dover contrarre l'attività produttiva. E questo in un ciclo complessivo ha portato a quella grandissima crisi che è stata la crisi del 2008-2009. Per quanto riguarda invece il credito alle imprese, lì dobbiamo fare un ragionamento completamente diverso. Lo diceva bene, ben fatto. Allora, esistono due modelli di impresa che hanno dentro la loro pancia anche ragionamenti completamente diversi, ovvero c'è la grande impresa che magari ha un grosso ritorno sull'investimento, una grossa ROE, una grande redditività. Quell'impresa ha sia facilità di accesso al credito e sia incontra la voglia delle banche, che noi dobbiamo incontra la voglia delle banche di investire su quel tipo di impresa. Ci sono invece le piccolissime imprese, quelle che fanno impresa sul territorio, che hanno il problema contrario, cioè in genere sono imprese non grandemente redditive e quindi che hanno anche qualche difficoltà, magari sono quelle che sono più contente di poter restituire e di arrivare alla fine a restituire completamente un prestito. Noi dovremmo innanzitutto pensare a dividere le banche, cioè a fare da una parte le banche d'affari e dall'altra le banche di credito. Già questo ci darebbe una grossa mano a selezionare quelle banche che vanno a occuparsi del credito, quello vero, quello alle piccolissime imprese. La vedo dura. Purtroppo però è un passaggio necessario e epocale, per quanto riguarda l'Italia almeno, perché in altri paesi si fa.
C'era già stata un cenno di riforma da parte del governo Renzi in tal senso, poi non si è dato seguito purtroppo. Però si è fermato. Si è fermato. Allora, Lendini, la crisi però non si arrende, si stimano in 3,6 milioni quelli che eufemisticamente si possono definire scoraggiati, cioè non cercano più lavoro, sono circa 8 milioni, e non producono reddito. Parliamo dell'accesso al credito in tempo di crisi. Ma sicuramente quello che abbiamo attraversato, quello che stiamo attraversando, più che crisi è un cambio epocale, un cosiddetto cambio di paradigma, ovvero è difficile tornare alle condizioni di partenza dopo una traversata di questo tipo. Questo deve essere, come dire, tutti devono essere coscienti di questo. Noi, sia all'interno delle nostre associazioni di categoria, sia per quello che possiamo fare con Camere di Commercio, cerchiamo di trasmettere questo messaggio ogni giorno, tutti i giorni, con delle iniziative che parlano di innovazione, che parlano di digitale, che in qualche modo dovrebbero aiutare, come dire, anche le piccole imprese a reinventarsi e a capire che il mercato è cambiato e che quindi difficilmente ci sarà una ripresa senza cambiare anche il proprio modo appunto di fare impresa. La crisi dell'accesso al credito è sotto gli occhi di tutti. Io lo accennavo all'inizio. Oggi noi, nonostante il deteriorato, ad esempio in Abruzzo, per quanto riguarda le imprese fino a 20 dipendenti, sia più o meno, insomma, simile alle altre regioni e simile allo stesso tipo di aziende, noi abbiamo una contrazione dei prestiti bancari in questa regione, paragonando il 30 giugno 2017 al 30 giugno 2018, del meno 4,7%, insomma è un dato assolutamente importante, che mette in crisi territori come quello della nostra regione, dove appunto l'economia è fatta di micro imprese. Per cui, come dire, al di là di quale può essere la ricetta, perché sicuramente, come dire, i nostri esperti sanno rispondere a che cosa bisognerebbe fare, c'è un dato di fatto, che la normativa europea, che derivano dagli accordi di Basilea, oggi penalizzano questa parte d'Europa, questa parte del paese. E il problema più grande che abbiamo è in qualche modo inserire nei bilanci delle aziende quei parametri che poi in realtà fanno la differenza quando andiamo a calcolare rating o altri tipi di calcolo. Benissimo. Questo è il punto centrale. Benissimo, ora abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo con Salvatore Benfatto. A tra poco. Bene, ritorniamo agli studi di Rete 8, stiamo parlando dell'accesso al credito, poi parleremo anche di reddito di cittadinanza. Aveva appena parlato Lido Legnini, tocca al dottor Benfatto. Gli effetti della crisi non si sono esauriti solo all'interno delle banche, ma sono andati anche sull'economia reale. Con questo non ci piove. E una delle più importanti è certamente quella del razionamento del credito, il cosiddetto credit crunch. A parte la mia pronuncia malferma, fenomeno che ha impattato rilevante sulla rilevanza della competitività del sistema. Quindi, che cos'è il credit crunch? Ovvero la contrazione delle erogazioni dei prestiti da parte delle banche verso le piccole e medie imprese, e che quindi cosa fa? Blocca la ripresa economica italiana. Bene, bisognerebbe fare un distinguo
della contrazione, insomma, è un problema molto complesso quello che lei ha sollevato. La contrazione in generale del credito è avvenuta nei riguardi di tutte le imprese, siano esse grandi, siano esse piccoline, poiché per poter concedere credito le banche debbono soddisfare alcuni parametri patrimoniali e non solo. Pertanto nel 2008, a seguito della grande crisi che è partita come crisi finanziaria e poi si è trasformata nel frattempo in una grave crisi anche dell'economia reale, è venuta meno una grande liquidità, perché molto spesso gli imprenditori, anche i privati cittadini, hanno spostato grandi masse finanziarie verso altri sistemi finanziari, non, magari se ne sono proprio portati a casa sotto il mattone, come si diceva un tempo, perché intimoriti di una ulteriore recessione, oppure di patrimoniali che potessero essere istituite per salvaguardare gli istituti di credito. In realtà oggi questo problema non è più così. C'è una grande massa di liquidità detenuta presso gli istituti di credito, che ammonta a circa 1.371 miliardi, in aumento del 25% rispetto al 2017 da parte di privati cittadini, e ulteriori 370 miliardi di imprese che hanno procrastinato eventuali investimenti nel tempo, perché temono fortemente quello che dice lei, un acuirsi della recessione tecnica, che in questi giorni, anzi sono tre trimestri consecutivi che il nostro paese ha dati macroeconomici in recessione, nonché l'eventuale perdita da parte dei cittadini del posto di lavoro, o peggio ancora l'introduzione di una nuova tassazione sugli investimenti finanziari. Pertanto ci sarebbe la necessità, a mio avviso, da parte del legislatore di favorire investimenti in un modo molto semplice, visto che c'è questa grande massa monetaria e la liquidità rappresenta il petrolio per l'economia, e un'economia è proficua quando le masse monetarie si muovono, non quando sono stantie, quando vanno in putrefazione, usiamo questo termine, presso i conti correnti. Addirittura ci sarebbe un'erosione del proprio patrimonio, perché comunque ci sono le imposte da pagare nonché la gestione del conto corrente. Si potrebbero istituire degli specifici titoli di Stato volti a favorire gli investimenti non la spesa corrente. Pertanto si potrebbe anche garantire un minimo di una remunerazione aggiuntiva agli investitori, e nello stesso tempo favorire grandi opere, le grandi non solo, anche le piccole opere, perché si parla sempre di grandi opere ma pochissimo delle piccole opere. Questo ingenererebbe un circolo vizioso economico e potrebbe consentire anche agli istituti di credito di poter elargire con maggiore disinvoltura investimenti, finanziamenti, poiché le somme di denaro, quantunque siano cospicue, non possono essere utilizzate perché non c'è un vincolo, cioè oggi ci sono e domani potrebbero andare via. Infatti, parliamoci chiaro, le banche da qualche parte si devono finanziare. Certo. Se no si rivolgono alle private equity, si rivolgono ai mini bond, si rivolgono, cioè da qualche parte devono prendere denaro. La gran parte della liquidità viene presa dai cittadini e dalle imprese, come la liquidità di cassa, che generalmente viene gestita sui conti correnti delle imprese o dei cittadini che hanno una certa propensione al risparmio. Tant'è vero che nel 2008 la propensione dei cittadini al risparmio è aumentata dell'8%. Tuttavia c'è un grosso timore di investire. Ovviamente chi non ha l'opportunità di farlo è giustificato, ma anche chi ha l'opportunità di investire tende a procrastinarlo. C'è finanza alternativa. Non so che per finanza alternativa cosa voglio intendere. Insomma, il sistema creditizio generalmente si fonda sulle masse monetarie, e non è che il denaro lo si crea, il denaro c'è, cioè è messo a disposizione dai privati, dalle imprese e dal pubblico. Non è che si può stampare carta moneta. Assolutamente. Anche perché i corsi monetari internazionali ormai sono a corso forzoso. I mini bond cosa sono?
I mini bond sono dei prodotti da parte di imprese che consente loro di accedere al credito non mediante il sistema bancario. I bond in realtà sono delle quote di debito che vengono immesse sul mercato. Tuttavia vi è la necessità di trovare qualcuno che sia disposto a comprarsi il debito, che sia un'istituzione o che sia un privato. Perfetto. Pertanto è sempre la fiducia determinante. Purtroppo la politica oggi non investe più nella speranza, ma infonde timore, e questo purtroppo si ripercuote drasticamente sull'economia nazionale. Convengo pienamente su quello che ha detto. C'è il commento di due articoli di Milano Finanza a distanza di tempo, ve lo leggo. Uno del 9/10/2013, il credit crunch stritola l'Italia. Invece il 13/12/2018, Milano Finanza, sempre scritto da Goldman Sachs, l'Italia non rischia il credit crunch. Che vuol dire? Sempre a me la domanda? Sì. Ho capito, oggi sono il suo bersaglio preferito. No, stava finendo. Ovviamente ci sono varie scuole di pensiero e anche un diverso modo di valutare i dati. Pertanto, secondo alcune agenzie, il sistema paese è abbastanza solido, e io dal mio piccolo mi sento di convenire con coloro i quali ritengono il sistema paese Italia un sistema tutto sommato solido. Le dicevo poc'anzi, ci sono quasi 2.000 miliardi di liquidità presso gli istituti di credito. Poi talune volte bisogna anche fare un distinguo verso coloro i quali, per motivi pelosi, cioè la cosiddetta speculazione, infondono notizie che determinano poi un drastico ridimensionamento di valori borsistici di titoli, nonché del sistema paese, pertanto favorisce la speculazione. Bisogna avere un giudizio di merito che talune volte vada al di là di notizie, seppur provenienti da autorevoli fonti. Non ci scordiamo che qualche anno addietro, proprio diceva lei, nel 2008, quando ebbe inizio la grave crisi finanziaria che ci portiamo avanti per 10 anni, le prime a saltare erano banche cosiddette sistemiche e ben retate da parte di coloro i quali lei oggi dice hanno dato questi giudizi così un po' all'acqua di rose, probabilmente, sul nostro sistema paese. Perfetto. Nel rapporto tra banche e piccole imprese, il ruolo dei consorzi di garanzia è diventato sempre più importante, anche perché assicura una mitigazione del rischio ad un minor assorbimento di capitale. Professore. Ma io vi ricordo che tanti anni fa il primo prestito, avevo bisogno di alcune somme perché dovevo fare delle sistemazioni nella mia abitazione, riuscii a farlo attraverso una cooperativa di garanzia, che erano e sono tuttora delle formule che riescono a dare dei prestiti abbastanza agevolati a coloro che sono iscritti chiaramente in una delle attività, che possono essere confesercenti, agricoltura e così via. E chiaramente quello era una possibilità, ma le possibilità, e come già avevo detto prima, in qualche anno fa c'erano perché c'era maggiore circolazione di moneta, e quando, e quello che diceva il dottor Benfatto è importante, c'è stato tutto un sistema che ha fatto sì che si riducesse la possibilità di concedere credito e la possibilità da parte delle banche di avere liquidità. Se solo si pensa che oggi le tesorerie degli enti pubblici, comuni, province, regioni, non sono più appetibili per le banche. Qualche anno fa si facevano delle gare di appalto per l'affidamento della tesoreria e i vari istituti di credito concedevano delle somme abbastanza consistenti ai comuni, che i comuni potevano spendere per le varie manifestazioni ludico, sportivo, ricreativo e turistico. Questo perché? Perché qualche anno fa
in una riforma della contabilità pubblica scattò il vincolo della tesoreria unica, ovvero che non esiste e non può più la banca trattenere fondi dei comuni, ma questi vanno alla tesoreria unica, cioè alla Banca d'Italia nelle singole regioni, e quindi non hanno più la possibilità di poter contare su quel credito. Quindi il sistema della liquidità, il sistema del credito è stato tutto impostato su questo imperante, ormai decisivo ruolo che ha la finanza mondiale, la finanza pubblica, dove si lotta attraverso i continenti, attraverso le nazioni, più che altro parliamo di continenti o grandi realtà, per la gestione della finanza. E questo è un problema. Questo è un problema perché ci fa perdere il contatto con le realtà piccole, con la povera gente, con le persone che vogliono veramente investire, con le persone che hanno dei risparmi e possono in qualche modo gestirli. Si parlava prima della cartolarizzazione. Qualche anno fa, a causa di qualche banca, più che qualche banca, qualche ente che fu del tutto allegro nella gestione della cartolarizzazione, fece dei contratti con delle banche. Significa cartolarizzazione spostare il debito che ha un comune nei confronti di un istituto di credito, se è a 5 anni trasferirlo a 15 anni e quindi però aumentare di gran lunga la somma da restituire. Questo naturalmente, poi ci furono degli accertamenti della magistratura, bloccarono tutto, le banche in quel modo chiaramente andarono in crisi e qualche piccolo fallimento della banca è stato pure determinato. Grazie. Adesso spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è il rating. Cos'è il rating? Sì. Va bene. Anche se ci sarebbero alcune cose da precisare su quello che ci siamo detti, però il rating. Allora, quando si vuole valutare il merito... Una raccomandazione, no? No, è una valutazione del merito creditizio di un'ente. Sulla solvibilità, diciamo. Sì, sulla no. Solidità. Non è detto che sia solvibile immediatamente. Affidabile. Perché... Affidabile. No, affidabilità un giudizio. Sulla capacità di un'azienda di io essere ci solida. Vado cauto. Un'azienda, un paese. Che ne pensa il dottor Benfatto che dice che ce l'ho come bersaglio? No. Tenga conto. Ovviamente lo dicevo con affetto, direttore. E la mia risposta è con tenga affetto. Tenga conto che qualche anno fa non solo il rating statale, nazionale veniva fatto, ma c'erano anche comuni, province, eccetera, che facevano i rating. No, ancora lo quella era una cosa importante. No, come provincia dell'Aquila noi andammo a vedere le varie soluzioni di rating per verificare il grado di affidabilità, allora, di complessità delle province. Oggi è molto più... Allora, dicevamo del rating. Diciamo, allora, a chi serve il rating? Cioè, serve quando io voglio valutare il merito di credito oppure l'affidabilità, come dicevamo prima, di un'istituzione, uno Stato, un'azienda, eccetera. Quando mi serve? Quando mi trovo a comprare e vendere quell'azienda oppure a comprare e vendere i prodotti finanziari di quell'azienda, stato o istituzione. Per cui il rating viene affidato in genere delle agenzie di rating, ce ne sono alcune molto grandi che si occupano di dare un po' il rating a tutti quanti, compresi i paesi, compresi gli stati, quindi anche l'Italia ha il suo rating. Purtroppo chiaramente i parametri di rating non prendono in considerazione le serie storiche, prendono in considerazione i parametri attuali dell'economia, quindi l'Italia per esempio, che è un paese che storicamente non ha sempre onorato tutti i suoi debiti, ha un rating tutto sommato basso, perché si considera che il sistema paese non sia così solido da permettere qualsiasi indebitamento del paese. Questo è il rating in sé per sé. Benissimo. L'abbiamo spiegato. E l'abbiamo spiegato. Aggiungerei qualcosa su quello che dicevamo prima. Mi dica. E cioè, non è vero che il prestito, cioè il credito, dipende dalla quantità di moneta in circolazione. Perché la quantità di moneta in circolazione, essendo ormai moneta elettronica, essendoci la riserva frazionaria delle banche, e essendo dimostrato che anche quando c'è una contrazione monetaria in un sistema qualsiasi, la moneta si genera autonomamente sulla base della richiesta,
il credito non è determinato da quanta moneta c'è in circolazione, è piuttosto determinato da quelle che sono le opportunità del mercato. Quindi, e torno a quello che dicevo prima, se io sono una banca che può indifferentemente scegliere tra comprare un bund tedesco che mi dà l'1% o prestare soldi sul mercato e ottenere lo stesso 1%, magari è un'azienda non tanto solida, che scelgo? Se invece ho una banca che può soltanto fare prestiti e un'altra banca che può soltanto comprare titoli, allora ho una diversificazione che farà sì che le banche che possono soltanto fare prestiti si rivolgeranno al mercato del prestito. Viceversa, le banche che possono soltanto comprare titoli si occuperanno di investire sulle aziende che emettono titoli. Questa è quella distinzione che dicevamo prima e questo è quello che già permette di fare una bella scrematura sul mercato per quanto riguarda le banche e per quanto riguarda l'accesso al credito. Poi dobbiamo fare un'ulteriore considerazione. Perfetto. Che è l'accesso al credito degli individui. E io personalmente ritengo che trovandoci in un momento in cui il capitalismo deve fare una seria riflessione su quelli che sono i suoi metodi e quelle sono le sue traiettorie, il credito degli individui dovrebbe essere fortemente limitato, e quello è corretto, come singoli, cioè il credito al consumo dovrebbe essere fortemente limitato. Benissimo, allora gli ultimi 20 minuti. No, una cosa, il prego. Credito però, penso che storicamente il credito non si fa per il consumo, cioè se andiamo ormai a fare il credito per il consumo significa che stiamo... Ormai si fa solo credito al consumo. Ma credito, diciamo, dobbiamo favorire il credito per gli investimenti, per la casa. Detto, sono due cose diverse, ho specificato bene che sono cose diverse. Cioè chi fa il credito per il consumo oggi lo fanno e l'hanno fatto, il credito per il consumo, quelle persone che non potevano campare. No. E quindi devono essere aiutate. Specificavo che sono due cose diverse. Le persone che non possono campare non hanno modo neanche di restituire il credito al consumo. E ecco perché c'è il microcredito. No, quello è un altro discorso. L'assistenza, e poi arriviamo al reddito di cittadinanza. Però è un'altra cosa. Un minimo di verità c'è, cioè, molto spesso alcune persone sono state costrette a rivolgersi anche al sistema finanziario per poter sopravvivere, per poter corrispondere, per esempio, pure mediche. E di questo mediche, ne parliamo con il reddito di cittadinanza, di questa faccenda, visto che ci sono anche i contrari al reddito di cittadinanza, cioè del fatto che si debba fare credito al consumo perché sennò non posso campare. Questa sicuramente è materia da reddito di cittadinanza. Se è fatto. Sicuramente il credito andrebbe, uso il condizionale, concesso a chi deve investire, questo è poco ma sicuro. Però in passato si è concesso e si continua a concederlo anche a persone che sono intenzionate poi a utilizzarlo per finanziare anche delle attività ludiche, cioè chi si paga le vacanze addirittura. Io parlo di consumo. Che, ecco, la distinzione giuridica è tra prestito al consumo e investimenti. Nel prestito al consumo ci sono una moltitudine di sottocategorie, tra cui coloro i quali si finanziano anche l'acquisto dell'automobile. Quello è prestito al consumo, non è investimento. Però io pregherei Massimo in regia di dare la pubblicità, così poi dopo chiudiamo sul reddito di cittadinanza. Scusate, perché poi durante le pause si dicono le cose, dico io, più interessanti che si dovrebbero dire durante la trasmissione. Comunque, ritorniamo dagli studi di Rete 8 Economy. Abbiamo parlato sinora dell'accesso al credito. Questa chiusura invece è dedicata al reddito di cittadinanza. C'è chi è a favore, c'è chi è contro, come è giusto che accade, la rivoluzione dalla parte dei cittadini, c'è uno spot del Ministero, vi ricordate il portale con Di Maio, eccetera, eccetera, reddito di cittadinanza, ecco, vedete questo filmato. Quindi io comincerei... Da me in questo caso. Che cos'è il reddito di cittadinanza? Allora, che cos'è il reddito di cittadinanza? Allora, è sia una misura di assistenza che una misura di politica economica. È una misura di assistenza perché prevede che coloro che in questo momento non hanno un reddito possano trovare un sostegno all'interno del reddito di cittadinanza. Sì. Facciamo una specifica. Nel futuro, un futuro prossimo, non tutti potranno lavorare andando avanti come andiamo avanti. Cioè esisterà una massa di persone che non potranno in alcun modo lavorare.
massa degli inutili, li chiama Rifkin. Queste persone non avranno un reddito se non avranno un lavoro, oppure avranno un reddito anche se non avranno un lavoro, dipende da quello che decide la politica. Quindi in questo senso questa potrebbe essere considerata, reddito di cittadinanza, e lo è, una misura assistenziale in cui io non ho un lavoro, non ho modo di trovarlo, mi rivolgo al reddito di cittadinanza che si occupa di fare due cose. Da un lato darmi un reddito per sopravvivere, quello che di cui parlavamo prima, quando non ho proprio niente qualcuno mi dovrà dare una mano. Da un lato un reddito per sopravvivere, dall'altro il reddito di cittadinanza come misura si occupa di formare queste persone eventualmente e di trovargli un'occupazione. Dura al massimo 18 mesi infatti il reddito di cittadinanza. Tra l'altro queste persone si possono anche auto-occupare e in quel caso ricevono come bonus quello che riceverebbe l'impresa che le assume. E questa è la misura assistenziale. Dall'altro lato è anche una misura di politica economica, perché essendo un finanziamento che io faccio al cittadino che non può far altro che spendere quei soldi perché non li può conservare, quei soldi che fanno? Aumentano la propensione al consumo della collettività e fanno sì che il PIL, diciamo così, cresca, perché dovendo spendere per forza quei soldi aumentano gli scambi e quindi il rapporto debito-PIL migliora. Chi lo dice che 2.000 euro che io spendo col reddito compro un made in Italy o della roba non è importante perché tanto di basso livello importato dalla Cina? Non è importante perché tanto il PIL comunque sia aumenterà. Anche se, vabbè, aumenteranno anche le importazioni, va bene, però diciamo che di massima questo non è un problema che attiene al reddito di cittadinanza, cioè il reddito di cittadinanza farà aumentare la propensione al consumo. Il fatto che noi abbiamo una grossa importazione, ad esempio dalla Cina, di beni di bassissimo valore, questo è un problema che attiene a un altro aspetto della politica economica. Quindi io dovrò incentivare, se possibile, l'acquisto anche di prodotti locali. Però questa è tutta un'altra camminata. Poi alcune precisazioni. Il reddito di cittadinanza non è un reddito, ma è una carta acquisti delle Poste Italiane. È una Poste Pay. Ma è un reddito, cioè sì, lo è nel senso che è un non reddito. È e poi non basta essere solo cittadini, bisogna avere tanti altri requisiti, sì, devono avere altri per requisiti. Accedere esattamente. Alla... In realtà la cittadinanza non è un requisito. Non è un requisito la cittadinanza, però la residenza. Però la residenza è il lungo soggiorno. Sì, la residenza, ci sono i Rom a Torino. Anche il lungo soggiorno. Che vivono da 40 anni. Sì. Dicono, ma noi ci siamo ancora 40 anni, più residenti di noi, certo, dove stanno? In effetti, certo, potrebbero accedervi. 10 anni di residenza e 2 continuativi, è uno dei requisiti. Allora aspettano. Ma possono accedervi, il problema eventualmente in quel caso, no? Diciamo che abbiamo dei Rom che sono ricchissimi perché fanno tutto a nero, perché, voglio dire, perché hanno delle attività illegali, sono ricchi e quindi non avrebbero bisogno del reddito di cittadinanza. Pure questo non attiene al reddito di cittadinanza, questo attiene al controllo che io devo fare. Cioè devo verificare se le persone cioè, si tra comportano... le punizioni devo andare a vedere come punire gente che... Devo verificare, cioè, devo fare delle verifiche, devo stare attento. Cioè non è che quei Rom diventano eventualmente, non dico i Rom, diciamo quelle persone che oggi vogliono prendere il reddito di cittadinanza ma in realtà fanno attività illecite, diventano delinquenti adesso con il reddito di cittadinanza, erano già delinquenti prima. Quindi io da prima dovevo fare tutti i controlli e dovevo intervenire su quelle situazioni. Legnini. Ma io quello che posso dire è questo, premesso che come dire, si parla di un tema importante, sappiamo che cosa è successo in questi anni anche nel cuore della nostra società, la disoccupazione, difficoltà vere, reali di persone che in qualche modo a un certo punto si sono ritrovati veramente in mezzo a una strada, come si suol dire da noi. Però evidentemente qua insomma la discussione è tra come dire, un sussidio fondamentalmente da dare perché si ha una condizione economica di partenza o altro. Io ovviamente non discuto nel merito perché poi è evidente che questa è stata una scelta politica e in qualche modo il diritto alla cittadinanza, per mutuare il titolo del provvedimento, è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, per cui io non dico, però si poteva come dire, agire in modo diverso, soprattutto si poteva far leva ecco, su alcuni strumenti che in qualche modo davano la possibilità di crearlo il valore aggiunto e non essere semplicemente percettori di
come dire, di somme che poi sono somme del però pubblico messe a disposizione. Quali dovevano essere questi Ma metodi? Allora, ad esempio gli incentivi, aumentare di più gli incentivi alle imprese per dare lavoro, poteva essere questo, questo no? Lo fa una delle misure. Sì, lo fa, è vero. Però ma solo fino, per la trasformazione certo dei contratti a tempo determinato, non lo fa verso contratti. No, non stamattina. Tra l'altro è ancora lo studio decreto legislativo. Ci sono ancora le cose da ci sono ancora, però sembrava che l'incentivo fosse rivolto solo alle imprese, chiedo scusa, Presidente, solo alle imprese che assumevano a tempo indeterminato. Oppure fino a stamattina poi aspettiamo. Fate finire il reddito di inclusione. Era che il reddito di inclusione favoriva l'accesso nel mondo del lavoro di alcune categorie che erano svantaggiate di per sé come punto di partenza rispetto agli altri. Sta a parlare del REI, quello di Gentiloni? Del reddito del governo precedente, ma al di là, come dire, delle questioni politiche. Il reddito di cittadinanza in realtà va a finanziare indistintamente, cioè la critica maggiore che si fa è quella che probabilmente ci sono dei percettori che in realtà non hanno mai avuto voglia di lavorare, se la vogliamo dire il famoso calcio al divano, il divano se la vogliamo dire seduto. In fondo questo è un po' il punto di caduta che, su cui bisogna discutere. E sui furbetti? Beh, sui furbetti ovviamente sta al governo capire bene come calare la norma nella realtà, perché poi le questioni vanno viste assolutamente l'Italia è piena con di furbetti, perché poi sappiamo bene che poi controllare è difficile, non sempre si hanno gli strumenti. Si lavora in nero. Quindi bisognerebbe evitare, ecco, a monte determinate problematiche. Ben fatto. Allora? Mi guarda sconsolato, o sconfortato. No, sconfortato, perché sono sconfortato. Ma se vuole la mia, insomma, mi devo anche riallacciare un po' a ciò che diceva il dottor Ranieri. O diventiamo tutti altermondialisti, quindi prevediamo delle forme di economia, dei modelli economici diversi, oppure bisogna adeguarsi a ciò che il mondo ci riserva. E non credo che ci sia l'opportunità di tornare indietro, non penso che nessuno voglia tornare a scaldarsi con il braciere o andare in giro con l'asinello, come eravamo abituati in queste scene bucoliche del nostro Abruzzo. Pertanto è ovvio che il mondo andrà avanti e qualcuno rimarrà indietro, e per queste persone che rimangono indietro bisogna prevedere delle misure di sostegno. Io credo che si potesse fare sicuramente un pochino meglio, ma è pur vero che il meglio è nemico del buono. Il reddito di cittadinanza, a mio avviso, non è una mera misura assistenzialistica, poiché riduce anche questo aspetto, perché mette al centro anche il lavoro mediante una riforma dei centri per l'impiego. Tant'è vero che la misura prevede che nel caso in cui si rifiuti un equo lavoro per 3 volte consecutive si venga esclusi dalla misura, o addirittura se lo si rifiuta per questioni di vicinanza o meno al posto di lavoro. Bisogna, innanzitutto le regole prevedono, ribadisco, non c'è ancora il decreto legislativo, o meglio i decreti attuativi, tuttavia le voci che si rincorrono fino ad oggi ci prevedono 2 aspetti essenziali. L'equo compenso, per equo compenso si intende fino all'80% dell'importo percepito per coloro i quali avevano un lavoro, ovviamente, e fino a 50 km di distanza dalla propria residenza. Pertanto, se non si dovessero rispettare questi 2 parametri, si viene automaticamente esclusi. Credo 100 km. No, 50 km, almeno fino ad oggi, ribadisco, non c'è ancora. Sono 3 proposte diverse, quindi la prima entro i 50 km, la seconda entro i 150 km. Chi meglio di Ranieri, voglio dire. Tuttavia, ad oggi non abbiamo ancora i decreti attuativi, aspettiamo questa sera, penso che proprio nella giornata di oggi era. Scusatemi, se io rifiuto il primo lavoro, rifiuto il secondo lavoro, poi mi chiamano da Torino, perché terzo al terzo ci chiamano da Torino, e io mi sposto a Torino con la famiglia, io non riesco a pagare manco il fitto di casa.
con i soldi che si parla viene. Infatti di equo compenso, esatto. Si parla di equo compenso, non a prescindere, non è che se non è chiaro allora, non è affatto chiaro, non è affatto chiaro il discorso dell'equo compenso. Partiamo da un presupposto. Discutere sul quantum e sulle modalità sicuramente può essere positivo. Discutere sulla necessità o meno, a mio avviso questo è fuori dubbio, né per furbetti né per altro, perché è come voler dire che rinunciamo a pranzare perché altrimenti poi sporchiamo il bagno. Non si può rinunciare al pasto e non si può rinunciare a sostenere le fasce più deboli. Tuttavia il miraggio, l'aspetto più importante rimane il lavoro, perché il lavoro dà la dignità, il lavoro dà il futuro, il lavoro dà l'opportunità di creare la famiglia. Quindi al primo posto sempre il lavoro. È chiaro che ci si dovrà poi sedere attorno ad un tavolo, non io, ma sicuramente coloro i quali hanno l'opportunità di legiferare e decidere pure quali misure mettere in campo per sostenerlo il lavoro, perché il lavoro non viene così come per magia, la panacea non sarà sicuramente il reddito di cittadinanza, né nessuno ha la bacchetta magica, pertanto è doverosissimo creare le condizioni affinché si ingeneri un circolo vizioso che crea occupazione. Grazie, noi adesso chiudiamo sull'Abruzzo, come è giusto che sia, abbiamo parlato di tutto lo scibile umano. Sono 43.800, leggo, le famiglie abruzzesi che hanno i requisiti per chiedere il reddito di cittadinanza. In testa alla classifica provinciale degli eventi diritto c'è Pescara 11.900, Chieti 11.200, L'Aquila 10.700 e Teramo 10.000. Quindi 50.000 circa. Poco meno di 50.000. L'enfasi. Allora, dobbiamo togliere tutte queste persone dal divano, perché poi voglio dire, qua è lo scopo farle lavorare, o no? Certo. Sentiamo che ne pensa il professore e poi voglio risentire. Ma io sicuramente ho fatto il sindaco, quindi avendo fatto il sindaco per l'aiuto alle persone povere, alle persone in difficoltà, l'ho vissuto per 5 anni. Ho vissuto per 5 anni nel periodo peggiore della crisi economica che ha in qualche modo colpito l'Italia, quindi aiutare le persone secondo me è un fatto doveroso, è un fatto obbligatorio, è un fatto che non si deve nemmeno dire, né quando sento dire lo faccio per gli italiani. Sta il Presidente del Consiglio ogni volta che inizia dice questo lo faccio nell'interesse degli italiani, mi sembra di vivere una realtà fuori dalla logica. È chiaro che chiunque ricopre un incarico pubblico deve lavorare, essere un civil servant, deve farlo per gli italiani, per gli interessi dei propri territori e per gli interessi dei propri cittadini, sarebbe cosa diversa. E quindi su questo io sono d'accordissimo, c'era prima il REI, adesso c'è il reddito di cittadinanza, si aumentano 300 euro rispetto a quello che precedentemente veniva dato con il REI e quindi sono sicuramente favorevole a che questi fondi vadano a soddisfare quelle famiglie più povere. Come però vengono distribuiti questi soldi? Io, per quanto mi riguarda, penso che se avessero tenuto più in considerazione gli enti locali, i comuni, che sono i veri conoscitori delle situazioni locali, di chi effettivamente può aver diritto e chi può non aver diritto, di chi è più portato a delinquere e chi invece è più portato ad essere una persona bisognosa di quel momento di ripartire, perché è stato cacciato dal lavoro, perché ha chiuso la fabbrica, perché ha avuto dei problemi, perché ancora non trova lavoro. Su questo quindi sono dell'avviso che un aiuto in questo momento per evitare che ci sia veramente una crisi sociale nel nostro territorio, devo dire che in Italia, a differenza delle altre parti d'Europa, l'abbiamo frenata anche attraverso questi sistemi di aiuto o comunque di aspettativa d'aiuto. Quello che chiaramente non riesco a collegare è il lavoro, non lo riesco a collegare perché le politiche attive del lavoro vanno verificate, vanno studiate, vanno capite. Nella provincia dell'Aquila ci sono 100 dipendenti nei centri per l'impiego, 100 dipendenti, quindi io penso che questo i cittadini devono conoscere,
altrimenti diciamo ai cittadini che abbiamo bisogno dei navigator. Di che cosa? Innanzitutto chiamiamoli in modo tale che vengano conosciuti da italiani medi. Che è il navigator? Diciamo in italiano come si chiama? Navigatore. Navigatore, allora diciamo navigatore, prima di tutto la lingua italiana, perché altrimenti bleffiamo in continuazione, quindi non facciamo interessi dei cittadini veri. 100 dipendenti, di cui 70 a tempo indeterminato e 30 finalmente anche a tempo indeterminato, possono tranquillamente essere formati e soddisfare la domanda nella provincia dell'Aquila. 100 persone ci riescono. Te lo assicuro, perché con i centri per l'impiego li ho diretti anni fa. E vi devo dire che anni fa, 10 anni fa, noi andavamo in Francia a vedere come funzionavano i centri. Grazie, professore. E già erano collegati con l'INPS e per essere in qualche modo avviati. Allora sono d'accordissimo con quello che stanno facendo per l'aiuto. Sono invece più riflessivo e dico: riflettiamoci un po' di più. Studiamo un po' meglio come fare le politiche attive del lavoro, se c'è bisogno di più tempo, perché chiaramente poi la fretta fa i gattini ciechi. Allora prendiamoci un po' più di tempo, vediamo come veramente collocare e collegare il reddito di cittadinanza con le politiche attive del lavoro e cerchiamo un attimo di dare soddisfazione. Quelle persone poi che ottengono, per andare alla tua domanda, cosa fanno? Non rimarranno sedute sul divano, perché è previsto che vengano utilizzate per i servizi sociali, e il comune, vi assicuro, che ha bisogno tanto, tanto, tanto di dipendenti che vanno a pulire le strade, a salvaguardare oggi tutta una serie di situazioni di pericolosità del territorio, a riparare le buche, ad assistere i bambini, ad assistere i vecchi. Grazie, quindi professore. C'è bisogno. Due battute finali a Legnini. Ma ovviamente il punto di vista delle imprese, della gran parte del mondo delle imprese, che probabilmente, fermo restando le problematiche che ci sono, gli obiettivi che si vogliono perseguire, sicuramente, come dire, sono temi importanti, ma si poteva utilizzare queste risorse pubbliche per fare un po' più di leva verso la creazione di valore aggiunto, quindi la creazione di lavoro in quanto tale. Ecco. Questa è la cosa che mi sento di dire, questa è la cosa che generalmente dicono le imprese, altrimenti qua tra reddito di cittadinanza, quota 100, eccetera, rischiamo di fare veramente assistenzialismo in un momento in cui il paese è in difficoltà in un quadro internazionale che è tutto in difficoltà, però è evidente che probabilmente le risposte devono essere altre dal nostro punto di vista. Ecco. Benissimo, grazie. Io ringrazio gli ospiti di questa sera, Lido Legnini, il dottor Benfatto, il professor Di Pancrazio, il dottor Ranieri, per essere intervenuti appunto a questa trasmissione che è stata molto viva, diciamo che ha informato molto i cittadini che sono a casa. Quindi io vi ringrazio, ringrazio i telespettatori, felice sera a tutti. Arrivederci. Buonasera.